E adesso, cari telespettatori, concedeteci qualche minuto per parlare di noi, ma anche di voi, perché oggi, 19 dicembre, come ogni anno, festeggiamo il compleanno di Fano TV. Fano TV che quest'anno compie 15 anni e solitamente attorno a me negli anni scorsi c'erano tutti i collaboratori, i dipendenti della televisione. Quest'anno per ovvie ragioni abbiamo deciso di mantenere le distanze, però ci sono e li vado a salutare, sono collegati con Zoom. Allora Simona Zonghetti, ciao. Sì, ciao Marco, come vedi anche oggi siamo al lavoro, siamo in redazione, quindi se mi permetti vorrei intanto salutare gli altri componenti, a partire dalla giornalista Angelica Panzeri, corrispondente da Pesaro, e poi Letizia Marchionni che sta svolgendo attività propedeutica per diventare giornalista. E ancora il reparto speciali composto da Maria Elena Del Bianco, Davide Cecchini e non solo. Passiamo la parola magari a Filippo perché lui conosce bene tutti gli operatori. Sì, io in questo momento voglio ringraziare Stefano Barnesi, l'inviato da Pesaro, la troupe, per quanto riguarda i cameraman, poi Giacomo Vitali, Fabio Turiani, Denis Casarsa, poi alla sala montaggio Thomas Cussini, poi alla regia Riccardo Sora, mentre per la parte grafica, pubblicità e quant'altro, a Riccardo Crispi. Ok, poi abbiamo il reparto importante, un altro reparto importante che è quello commerciale, dove vedo che c'è collegato anche Andrea Ferri. Andrea Ferri che saluto e ringrazio perché il suo compito ovviamente è un compito delicato, quello di portare risorse all'interno della televisione e in un periodo come questo non è stato sempre facile. Ma devo dire che in questo caso non solo un grazie a lui, ma anche un grazie sicuramente sentito anche ai nostri inserzionisti pubblicitari, tutti coloro che nonostante tutto insomma hanno creduto in noi, nel mezzo televisivo, non solo televisivo, anche negli altri device, negli altri mezzi che noi utilizziamo per promuovere e comunicare con voi. E quindi grazie davvero per la vostra fiducia. E poi un grazie, devo dirlo, anche, lo vedete qua in primo piano, alla questa splendida torta. No, prima c'è qualcun altro che devo salutare. Simona. Sì, anche io. Chi è? Ti sto dimenticando. Com'è possibile? Cristiana Guerra. Allora, qui c'è un siparietto a parte con Cristiana Guerra. Aspetta, dove sei che devo controllare? Eccoti qua, con questa folta chioma. Allora, Cristiana Guerra si occupa del telegiornale, soprattutto della messa in onda, lei che tutte le sere manda in onda i servizi insieme a Riccardo Sora. E dobbiamo dire che Cristiana Guerra appunto è qua quasi dall'inizio, perché mi pare, se non ricordo male, sei qui dal 2008. 2008, sì sì, esatto, sì sì, aprile 2008. Aprile 2008 e insieme a lei, quindi sei la più anziana qua dentro, tra virgolette, no? Sì. Ecco, ne abbiamo viste tante, insomma, dal Nevone in poi ne abbiamo viste tante. Sì. Bene, grazie anche a te Cristiana. E adesso invece un grazie all'artefice anche quest'anno di questa splendida torta che tra poco assaggeremo, taglieremo e condivideremo con tutti i nostri collaboratori, ovvero Stefano Ceresani, il pasticcere Stefano Ceresani, che anche quest'anno ha voluto omaggiarci di questa deliziosa torta. Come vedete c'è anche il nostro nuovo logo, il televisore, tutto commestibile, insomma un grazie a Stefano Ceresani che tra l'altro quest'anno festeggia 60 anni di attività, quindi 60 anni di lavoro, è un record. E quindi lo ringraziamo, salutiamo anche Fiorella, la moglie, tutti i suoi collaboratori del locale, e grazie perché ogni anno pensa a questa ricorrenza. E naturalmente un grazie a voi, cari telespettatori, siete voi che ogni giorno ci date forza, stimoli per andare avanti, per realizzare e produrre tutti i nostri programmi. E non è facile soprattutto in questo momento. Quindi grazie per il vostro affetto, grazie anche per tutti gli auguri che ci avete mandato e che ci state continuando a inviare. Ed è tutto quindi per questa edizione, ed è tutto per questo compleanno. Noi ci rivedremo poi la mattina di Natale per farci come sempre anche qui una tradizione
che va avanti da 15 anni, gli auguri in diretta e quindi ci rivedremo la mattina del 25. Grazie a tutti ragazzi, grazie per il vostro contributo e per il vostro lavoro. Arrivederci.